Per chi non mi conosce, io sono Nino Cantoni, del Gramsci del Marchi, che insieme all'Associazione Marziniana Italiana delle Marche, Nicola Sbano, avvocato, abbiamo deciso di organizzare un incontro che ha per tema la presentazione di un libro di cui sono un coautore, il professor Cazzaniga e il professor Magnucci, Carbonari del XX secolo, che poi ha intenzione di acquistare, ne abbiamo alcune copie qui del tavolinetto. E io, il mio compito è molto breve, voglio dare la parola, non prenderò un minuto, se no, per dirvi semplicemente da dove nasce, come dire, la curiosità dei Gramsci per discutere, affrontare il tema di questo libro. Abbiamo messo qui sopra il tavolinetto l'intervento che è Antonio Gramsci, come sapete, tra più che fondatore, tra i costruttori del Partito Comunista Italiano, il testo dell'unico intervento che fece alla Camera dei Deputati nel maggio del 2005, che aveva come tema all'ordine del giorno lo scioglimento delle società segrete e in modo particolare la massoneria. Gramsci fa il suo unico intervento contro questo provvedimento di legge, perché dice essenzialmente a Mussolini e ad altri che lo ascoltano che questo provvedimento, oltre a voler sciogliere l'associazione segreta della massoneria, è il pretesto per poi sciogliere tutte le strutture delle associazioni nel nostro paese, cominciando da quelle dei lavoratori. E così sarà. In questo intervento che fece Gramsci, a un certo punto, perché poi questa cosa fu oggetto di discussione, a un certo punto egli dice: la massoneria, dato il modo con cui si è costituita l'Italia in unità, data la debolezza iniziale della borghesia capitalistica italiana, la massoneria è stato l'unico partito reale ed efficiente che la classe borghese ha avuto per lungo tempo. Questa affermazione di Antonio Gramsci, la borghesia, la massoneria come struttura moderna ed efficiente della borghesia italiana, so che poi è stato discusso parecchio in alcuni libri che affronta la storia della massoneria, viene riportata e viene anche pubblicata, viene anche, come dire, si fanno anche un'analisi delle forze o delle caratteristiche sociali dei componenti della massoneria, dove la componente borghese sarebbe risultata una minoranza, un po' significativa, ma una minoranza. Però questo denota una curiosità da approfondire. L'altra nasce, e questo è proprio dovuto alla lettura di questo libro di Marinucci e di Cazzaniga, sulla storia dei Carbonari, dove è documentato, sempre per quanto riguarda soprattutto Roma, ma in parte anche della realtà nostra, della Ancoletà, no? Spesso sono richiamati documenti dell'Archivio di Stato di Ancona, dalla componente tipicamente popolare, o se preferite popolana, della carboneria, a differenza questa componente sociale anche della massoneria stessa. Cioè, la storia, a me sembra, no, come dirà, se è un'impressione giusta, o è una delle mie tante trasmigrazioni ideali, che la storia della carboneria è in gran parte storia di centri subalterni, non tipicamente come poi li abbiamo conosciuti, classe operaia, perché la storia della carboneria è storia di ceti sociali, artigianato, si racconta dei conduttori delle vetture a Roma,
dove era particolarmente diffusa, ma stiamo parlando di migliaia di aderenti delle varie strutture dei quartieri tipicamente popolari di Roma, dove questa ossatura clandestina propensa all'abbattimento della monarchia e a costruire qualcosa di nuovo, anche se indefinito, verrebbe dopo. Io con questa affermazione termino, adesso prende la parola Nicola Sbano, ma prima di dare la parola a Nicola Sbano permettetemi di dire in parole che sia Mario Pezzaniga, che è docente di filosofia morale all'Università di Pisa, che il professor Mariucci hanno scritto e pubblicato più libri che riguarda sia questo che discutiamo oggi, sia una storia della carboneria dopo l'Unità d'Italia e che dunque in qualche modo precede, se non mi ricordo male, di poco più di un anno, questo ultimo libro. E dunque proprio, poi so che il professor Cazzaniga per i volumi della storia d'Italia di Naudi ha pubblicato volumi specifici legati appunto alla massoneria e l'esoturismo, sì. Mentre Nicola Sbano, che oggi adesso ci parlerà, come tutti voi lo conoscete, sapete che ha pubblicato un libro su Arturo Vecchini, il dizionario degli avvocati di Ancona, e ultimamente Lorenzo Lesti, patriota, il suo tempo e la concessora anconitana di più diritti, e dunque, come tutti sapete, uno studioso su tutti questi aspetti, che è anche la storia delle Naudi, una storia poco conosciuta, che io spero in collaborazione con l'ANI troveremo modi e modalità di approfondire in prossimi incontri. Nicola Sbano. Relatore, ma anche in rappresentanza dell'associazione che ha organizzato questo incontro, questa discussione. Solo due parole, non solo per togliermi il saluto, ma per dirvi qualcosa di come è nato questo libro, ovviamente, per questo incontro. Questo incontro ovviamente è nato dalla conoscenza del libro, e poi sono debitore al riguardo dalla segnalazione che mi ha fatto l'amico. Ho letto il libro, sì, ci pare, l'ho apprezzato, ho pensato subito a organizzare una presentazione, perché è veramente stimolante anche per quanto riferisce la storia anconetana. Si è iniziata anche una ricerca in delle tracce della carboneria d'Ancona del passato. Di questa ricerca siamo in grado solamente poi di mostrare alcune cose che abbiamo ritrovato, alcune testimonianze, soprattutto a Tavernette, le lapidi dei vecchi carbonari. Poi successivamente questa intenzione è venuta meno, sopraffatta da altre esigenze, anche di carattere personale, finché alla fine, anche di quello che era risultato da questo approfondimento, da questa ricerca fatta per la prima volta, ma ancora siamo alla fase iniziale, ho riguardato il libro e ho pensato a organizzare una presentazione. Ho incontrato Nino Romantoni, un'intesa, una convergenza immediata su questa iniziativa. Fra l'altro anche penso che sia positivo anche che due associazioni con una loro storia alle spalle si presentino al pubblico unite insieme per discutere su temi che appartengono alla nostra storia. Finché chiudo la prima parte, per dire qualcosa un po' di più su questa iniziativa, posso dire che penso appropriato, anche nelle poche parole concessemi
dal ruolo che naturalmente sto rivestendo in questo momento, dire qualcosa di storia patria, perché occorrono conoscenza dei fondamentali, avere rinfrescati quello che è stato tutto l'iter che ha attraversato il XIX secolo. Sappiamo tutti che caduto Napoleone si è dissolta la massoneria in Italia, tant'è che è rimasta assente dal Risorgimento. Parte dei suoi uomini, è vero, hanno innervato la carboneria, che era un livello più basso, la massoneria era aristocratica, anche gli uomini forti, rappresentati dalla società, la carboneria più popolare. La carboneria però è riuscita, nonostante forse dei ideologi forti, si è arroccata in un generico costituzionalismo e paledava delle incertezze strategiche anche sulla opzione istituzionale. Penso sul piano proprio della forma di governo, forse nella posizione sostanzialmente agnostica. Agnostica e al contempo anche federalista, perché era un piatto forte, una forte caratterizzazione della politica. Quindi già in partenza, al contrario, poi sarà il pensiero mazziniano. Animato comunque sicuramente grandi eventi, e sono tappe gloriose della nostra storia, la rivolta di Macerata del 1817, che distrusse praticamente la carboneria nelle Marche, la Lombardia con Paronieri, Porto, Silvio Pellico, poi a Napoli con Pepe, Morelli. Poi c'è stato l'evento, grande l'evento della rivoluzione delle Province Unite, nato a Bologna, ma che ha impegnato sia Marche che Umbria. Tanto così forte è questa iniziativa che addirittura il governo di Bologna ordinò una spedizione su Roma, che è finita poi senza successo. La rivoluzione del 1831 dentro delle Province Unite ha visto questo governo arrendersi ad Ancona, scrivendo una pagina molto ingloriosa, se non per molti patrioti delusi, era stata una vera e propria controrivoluzione. Nel 1831 la carboneria è sostanzialmente disfatta. Forse non scompare del tutto, ma il lume rete perde vigore. Solo più tardi nasce, c'è un lungo periodo in cui cade l'azione rivoluzionaria, finché in Francia rinasce data la giovane Italia, e quindi entrano nel discorso sociale la necessità di un progetto politico, l'accettazione della rivoluzione come mezzo di azione, l'idea soprattutto di repubblica, della indipendenza e dell'unità del paese, quindi già in contrapposizione con quello che era il pensiero carbonaro, e poi anche un principio della laicità dello Stato. La giovane Italia, fondata da Ancona, pochi 200 metri da qui, 300 metri da qui, a piazza del Plebiscito, viene fondata da congrega della giovane Italia. C'è una lapide che Nami ha fatto mettere una decina d'anni fa, che segna qual è palazzo nel quale è stato, cioè l'appartamento nel quale è stata fondata, costituita la congrega. Ma la giovane Italia durò solamente un anno, è caduta con la grande sconfitta della trama rivoluzionaria del 1833, che doveva fra l'altro coinvolgere l'Italia. Dopo questa
Dopo questa avventura, bisognerà attendere il 1840 per la rinascita del ritorno d'Italia in Francia e anche ad Ancona per merito di Carlo Tajani, un grande eroe che la città ha completamente dimenticato. Esiste solamente una scuola intitolata a Carlo Tajani, ma credo che la scuola Carlo Tajani non esiste più, è stata soppressa nel seguito di quei accorpamenti scolastici. Seguono poi i moti del 43, del 45, nel 44 c'è la spedizione Bandiera Ricciotti, perché non mi dare Ricciotti, e sono protagonisti di tutti questi moti, i liberali, i mazziniani, i settari di varie filosofie, popolani e di nessuna filosofia, ma amanti della libertà, i carbonari, anche ad esempio fra le varie sette c'era anche l'Esperia, terra, la carboneria fondata dai Bandiera. Nel 48 implode Pio IX, nasce la epica vicenda della Repubblica Romana. Quando cadrà, Mazzini resterà a Roma per gettare le basi dell'Associazione Nazionale Italiana, aperta a tutti i patrioti, e in quell'occasione i carbonari della terza riforma, guardavo il passaggio con il professor Cazzaniga, i carbonari decidono di sciogliersi, di confluire nell'Associazione Nazionale di Mazzini, erano 200 riportati da un memorialista dell'epoca. E quindi l'Associazione Nazionale di Mazzini viene per l'altra volta poi pochi anni dopo, nel 1853, dopo i fallimenti dei moti di Milano, che crolla tutta l'organizzazione. Quindi, della carboneria che si è rinata dopo, probabilmente non si è mai del tutto disciolta, ma comunque la carboneria ha perduto, non siamo più tardi, anche perché prendo soprattutto composta da popolani, il piatto forte della trasmissione della memoria è la cultura orale, non quello scritto. A quel punto arriva nel 59, poi l'anno dopo la spedizione di Vigno, poi l'Unità d'Italia. Rinasce la massoneria, rifondata con la loggia Antonia celebre a Torino, si ricompatta la carboneria, però per una stagione diversa. Sui rapporti fra le due società e i rapporti di queste due società con i mazziniani e con i garibaldini, e tutto lo diranno i relatori fra poco. Concludo citando i due dati che riguardano la carboneria ha avuto una città, una presenza significativa e numerosa. È allegato a questo libretto, veramente aureo, dei nostri due amici ospiti, una lettera di un patriota e dentista triestino, con cui comunque riferisce che ad Ancona la carboneria assume la veste irredentista per Trieste libera. 1200 carbonari organizzati per 12 centurie si impegnano a partecipare a una grande manifestazione che impegnandosi a non gridare viva la Repubblica per non dare pretesti alla polizia di intervenire, ma di gridare Trieste libera. Era un periodo tra l'altro il 1878 periodo di Oberdanna. Che Ancona sia importante nel mondo carbonaro è dimostrato anche da un'altra circostanza. La carboneria, precedendo quella che era l'intenzione di Mussolini di cancellare, di proibire le società segrete, la carboneria anticipa i tempi. Ad Ancona nel 1923, con un costituente generale,
quando diciamo quasi non c'è mai nulla di definitivo, perché probabilmente è rimasta, come poi ci diranno in altri lavori. Penso di avervi dato alcuni dati per, e anche da cui emerge, penso, anche esposizione molti motivi per ascoltare i nostri ospiti e dire. Abbiamo detto facciamo delle immagini, facciamo una carrellata di immagini che precedono e precederanno l'intervento del professor Cazzanica. Dell'unità dei lavoratori che lottano per diritti e condizioni migliori e così via.
Solo da qua. E qui per, prima di arrivare al fascio fascista era una lunga strada. E i pugnali, che non erano soltanto un ornamento, perché servivano per gli attentati, insomma. E su questo mi piace ricordare il fatto che la cavalleria, a differenza della massoneria, che a rigore non deve iniziare alle donne, poi la questione è complicata, ne parliamo un'altra volta, ma in teoria non inizia alle donne. La cavalleria invece ha anche le carbonare, le giardiniere, che hanno compiti non soltanto di vigilanza e di spionaggio, ma anche compiti di altro tipo, insomma. La storia del Belgioioso che incontra, degli amici incontrano di notte al Belgioioso che non le riconosce, per prima cosa le tira fuori dalla cerettiera il pugnale e cerca di pugnalarli, insomma. Questa è la lapide che c'è in Piazza del Popolo a Roma per ricordare l'esecuzione di Targhetti e Montanari. Quindi di nuovo abbiamo il fascio, e il fascio con il berretto giacobino, il berretto frigio era il simbolo degli schiavi liberati, quindi un segno di libertà. Di nuovo quindi giacobino e carbonaro, le teste dei due carbonari uccisi dalla giustizia, ma giustizia quindi in proprio, Vaticana. Poi, questa è la foto che c'è come copertina del libro ed è appunto la manifestazione per l'affissione della lapide. Questa invece è una carta clericale, una carta della confraternita che doveva assistere coloro che dovevano essere giustiziati in occasione, in questo caso, dell'uccisione dei due carbonari. Ci sono due lettere, siamo nel 1867-68, una di Garibaldi e una di Mazzini, che danno le direttive ai carbonari perché aderiscano a una iniziativa, alla fase di Mentana, nel 67. Anche se nel caso di Garibaldi si firma esplicitamente come capo carbonaro. Nel caso di Mazzini la lettera è un po' ambigua, perché Mazzini, che pure è stato un dignitario carbonaro prima di fondare la Regione Italia, invita i carbonari a aderire alle iniziative che si stanno organizzando a Roma, ma anche a aderire all'Associazione Repubblicana Universale, che era una specie di carbonerie mazziniane, insomma, di associazione politica di massa. Questo è un diploma massonico di una vendita delle valori dei due mondi, quindi in onore di Garibaldi. Andiamo avanti. Questa è la riunione, qui lo spieghi meglio tu. Sì, questa è una riunione di dicembre. Microfono. Sì, allora, è praticamente una riunione organizzata da Salvatore Banzilai presso la trattoria Filipperi a Roma, chiamata I Giardini del Lungotevere, che era un luogo appunto abituale di ritrovo dei carbonari. E Banzilai sarà uno degli esponenti di punta della carboneria romana, ha origini triestine, ebreo, ma appunto si trasferisce presto a Roma, sarà tra i fondatori del Partito Repubblicano, aderirà pienamente al movimento irredentista. Ed è interessante, ecco, diciamo, questo luogo, perché per molti anni ospiterà, diciamo, almeno per due generazioni di carbonari, appunto, situato nel popolare quartiere romano di Trastevere, e oltretutto deve la sua nascita a questo locale proprio a un'iniziativa di Mazzini,
si legge una lettera che scrive a Dagnino, al patriota Dagnino di Genova, dove invita Filipperi, invita di prendere contatto con Filipperi perché apra a Roma una bottiglieria, la chiama, che possa appunto diventare luogo di ritrovo per la cospirazione romana. Però attenzione, perché qui siamo già in questo caso nella fase post-unitaria, già con Roma capitale, e quindi siamo appunto in una realtà dove i carbonari si sono già date nuovi obiettivi. Ma qui avremo in successione una serie di disegni carbonari che a noi sembrano importanti, perché vanno dal 46 al 75, 1900. 46-1975, come documentazione della presenza organizzata della carboneria anche nel secondo dopoguerra. Qui Mainucci meglio di me, essendo romano e con ascendenze familiari carbonare, può parlare di queste cose. Sì, allora, intanto mi soffermerei un attimo su le proprietà iconografiche del documento, dove possiamo vedere che c'è una sorta di ibridazione, direi, dove troviamo da un lato il fascio, che abbiamo già visto, con il berretto frigio, tipico del repubblicanesimo francese, poi ripreso appunto in Italia, è molto caro alla carboneria, penso anche forse proprio perché la carboneria è una realtà molto presente negli stati romani, insomma, della Chiesa, è quindi un simbolo che comunque riporta a un passato dove ci si può riconoscere. E poi insieme vediamo il tralcio di Edera, che è il simbolo prettamente mazziniano, e che sarà appunto, sappiamo che nasce con la giovine Europa di Mazzini, l'Edera, e che fa parte appunto del patrimonio specificatamente mazziniano. Qui siamo appunto in ambiente romano, siamo nel 17, nel 17 a Roma succede, diciamo, qualcosa di, se vogliamo dire, importante, significativo all'interno della carboneria. Avverrà una scissione, e abbiamo visto prima Salvatore Barzilai, che già, diciamo, aveva preso le distanze dal Partito Repubblicano in quanto aveva appoggiato l'impresa libica, la carboneria appunto, che poi è, se vogliamo, una falange armata del Partito Repubblicano, ha anche un'autonomia dal partito stesso, quindi diciamo che negli organi più governativi del partito ci saranno momenti in cui la carboneria non sarà vista comunque di buon occhio, però non se ne potrà neanche fare a meno, anche perché Roma vive, è una realtà molto forte, parliamo di migliaia di, almeno da quello che ci danno i riscontri delle fonti di polizia, i rapporti della polizia, migliaia di affiliati, e quindi nel 17 cosa accade però? C'è Caporetto, c'è una scissione all'interno della carboneria, una piccola parte si concentra intorno appunto a quello che è il segretario di Salvatore Barzilai, anche lì esponente della carboneria da sempre di punta, e nasce per la prima volta un fenomeno di squadrismo vero e proprio, dove appunto
ossessionati in un certo qual modo la paura di quello che viene chiamato il fronte interno, l'aiutante di Barzilai organizza delle squadre per punire quelli che vengono definiti gli statisti, e quindi parliamo appunto dei socialisti o anarchici, e c'è anche in questo caso appunto vediamo che si crea per la prima volta in maniera evidente una frattura anche fisica tra quello che era stato invece un insieme di forze che si riconoscevano in alcuni elementi comuni, quali appunto erano i repubblicani, gli anarchici e i socialisti stessi, che avevano dato vita, ricordiamoci, pochi anni prima alla Settimana Rossa, appunto proprio partita qui da Ancona. È poi vero che questi elementi della carboneria verranno comunque isolati e chiamati mafia dal resto dei carbonari. Adesso andrei avanti. Una precisazione, perché se in quello che ho detto io e quello che ha detto Magnucci c'è una sfasatura. Noi pubblichiamo i diplomi carbonari, la maggior parte sono romani, come ho detto io, sono da 46 a 75. Questo però è del 17, come ha detto Magnucci, ma è pugliese, Spinazzolo, vicino a Bari. Quindi ne approfitto per dire che le presenze carbonare sono molto differenziate, concentrate in alcune zone. E le grandi città carbonare sono prima di tutto Roma, naturalmente. Poi nelle Marche, prima di tutto Terni, oltre a Terni, Iesi e Ancona, e in Puglia, Foggia e Bari. Ben inteso, poi troviamo carbonari da molte parti, però quelli che hanno, diciamo, una presenza di massa sono questi. Questi sono dei simboli degli oggetti rituali, tecnicamente si chiamano baci in carboneria, della vendita del testaccio. Il testaccio è, come sapete, un quartiere popolare romano. La sezione repubblicana del testaccio era anche una vendita carbonara. Questo non succedeva soltanto lì. Anche la sezione di Trastevere era una vendita. Cosa vuol dire che la sezione era una vendita? Che la sezione politica del Partito Repubblicano faceva le sue normali riunioni di partito. Dopodiché, e quindi era un'ora abbastanza tarda, chiudeva la sezione, guarda caso una parte si fermava, a questo punto si tirava giù la serranda e con gli oggetti e le decorazioni rituali travagliavano i carbonari regolarmente. Nel libro c'è una pagina di memorie di un giornalista della Voce Repubblicana che ancora ragazzo nel 1946 descrive la sua iniziazione proprio alla vendita del testaccio. Si racconta che anche la sezione del Partito Comunista chiude poi, e poi c'è una vendita. È possibile che i carbonari si sono sempre riferiti al Partito Repubblicano, però poi soprattutto per le aggregazioni difficili degli antifascisti sotto il fascismo e per le presenze diverse nella resistenza, troviamo presenze nel Partito d'Azione a Roma in Stella Rossa, che era comunista ma comunista trotskista, diffidente rispetto al PC. Quindi diciamo c'è una collocazione a sinistra ma in diversi contesti. Mazzini. Mazzini con una serie di segni carbonari, di simbologie, anche di carattere militare, sulla testa c'è l'accensione delle volte. Non so se sei riflettato con te. Sì, per te ne si risulta. Questo è un po'. Non riesco a
altri diplomi che potete vedere meglio sul libro, come con nomi chiari. I nomi sono nomi sempre iniziatici, come succede in molte delle società iniziatiche, l'iniziazione provoca il passaggio a nuova vita e quindi si assume un nome nuovo. Il frate ha un nome come frate rispetto a quello precedente. E sono nomi che sono tutti o di carattere classico o di carattere illuministico o legati alla rivoluzione francese o francese al risorgimento. Io cito una mia conversazione con un dirigente del Partito Repubblicano, il dirigente Carbonaro, che di nomi iniziati era Pisacane, per esempio. Il segretario della vendita del testaccio, che era anche il gran maestro gran maestro della vendita, si chiamava Spartaco. Credo che si chiamasse Spartaco sia di nome che di nomi iniziati. Qui vediamo appunto sempre altri diplomi di Carboniglia, questi sono tutti del periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il primo risale al 1947 ed appartiene alla vendita chiamata Locatelli, e gli ultimi che abbiamo si avviano intorno alla metà degli anni 70, quando poi sembra cristarsi la Carboniglia a Roma. Quindi comunque una lunghissima storia, una lunghissima presenza. Quello che si può notare è che ormai si è persa, diciamo, quel gusto iconografico, e almeno nei problemi della simbologia appunto legata al repubblicanesimo, appunto quale il Veretto Figlio oppure qualche dietro. È interessante come circolare del 70, in cui il capo romano della carboneria dà alcune indicazioni sulla riapertura di una vendita che è rimasta non attiva da un certo periodo.
una tomba che è al Verano, è una tomba comunque degli anni 40, dovrebbe essere. No, è successiva al 45, solo che c'è la data di morte della moglie e non quella del marito che è successiva. Appunto interessante perché qui mostra pienamente la iconografia tipica della carboneria. Questa invece è la patente di carboneria che rilascerà Mazzini a Santeciani, che è questo carbonaro di Roma, dando appunto inizio anche qui a questa forte ibridazione tra mazzinianesimo e carboneria. La carboneria appunto definitivamente con il mazzinianesimo sceglierà la parte della rivoluzione repubblicana. È interessante anche perché a questa lettera, questa patente di carboneria si accompagna un'altra lettera di Mazzini, dove chiede a Santeciani di poter in qualche modo di vedere se per quanto riguarda l'alleanza repubblicana universale ci sia spazio, preferendola comunque la carboneria, altrimenti auspica comunque una piena collaborazione. E pensiamo quanto debba essere costato a Mazzini rilasciare questa patente di carboneria, visto che Mazzini stesso aveva dato vita alla giovine Italia proprio in polemica con la carboneria. Questo un appunto che ho trovato su questo libro, è una biografia di Mazzini di Alessandro Luzio, e c'è scritto Zona di guerra 10-19 1916, ed è riportato anche l'altitudine, qui siamo proprio al confine dell'Austria durante la prima guerra mondiale. Mazzini diventa un simbolo per quell'Italia appunto che sta combattendo per completare quello che era il processo risorgimentale, e magari appunto su questo tornerei un attimo dopo. Questo è un giornale appunto portoghese della carboneria, e anche qui vediamo il berretto frigo. E questo è il rituale appunto della giovane Portogallo, della carboneria portoghese. Siamo appunto già nel Novecento. Buon via, carbonaggio.
questo è un garibaldino, era il nostromo di una delle navi che hanno trasportato via mare i mille. Questo è un cippo di Barilari che faremo restaurare. Questo è uno che ha fatto tante guerre. Ha fatto la guerra di Crimea, poi è stato per i Bosniaci la terza guerra contro l'Austria. Ecco un altro BCC. Questo è un altro, qui è uno straccio di una lettera. Non avete poco da dire. Quindi anche questa è una comune. Questo qui è quello lì, BCC, che mi sorrega qui. Questo Alberto Ricci, un poco legittimo. Prendo qui a mare. Bisogna cercarne altre, è una fatica. Allora, adesso punto passiamo alla presentazione del libro. Buona discussione, interlocutore. Professor Cazzaniga. Io provo a fare un ragionamento generale sulle società segrete repubblicane. Nel processo di costruzione dell'unità nazionale italiana e al suo interno di nuove classi dirigenti, il ruolo delle società segrete politiche sembra centrale. Questo ruolo, tuttavia, appare presente e talora valorizzato solo nei lavori storiografici più specialistici, mentre risulta sottostimato, quando non ignorato, nei lavori di divulgazione, nei testi scolastici e nel comune sentire che da essi deriva. La ragione di ciò non è difficile da motivare. In una prima fase, una generazione che è passata da attività avversive nella clandestinità, tormentate da non pochi e non deboli conflitti interni, a classe dirigente dello Stato unitario, cerca di costruire una comune tradizione, un comune sentire e pertanto cerca di far dimenticare il proprio passato avversivo facendolo confluire in una nuova e condivisa storia ufficiale del Paese. Prima è stato citato il discorso di Gramsci sulla borghesia unico partito. Io sono per quelli che hanno dei dubbi sul chiamarlo unico partito. Ma certamente è la massoneria a costruire quella che poi verrà chiamata la religione della patria, cioè i nuovi valori che in qualche modo sostanziano la cultura delle classi dirigenti e la cultura che viene trasmessa nelle scuole, è costruita fondamentalmente su parametri culturali massonici. Chiusa la parentesi. In una seconda fase, un regime autoritario monarco-fascista, sostenuto anche dall'accordo con la Chiesa Cattolica, tenderà a sminuire la natura avversiva del processo di formazione dello Stato unitario, salvo che per le più tarde sette irredentistiche, di cui vengono esaltati i programmi nazionalistici antiasburgici, ma vengono ridimensionate le culture carbonara e garibaldina, nonché taciuta la forte presenza ebraica, trattandosi di sette che possono confluire nella celebrazione della vittoria del 18 e del compimento dell'unità nazionale. Va rilevato che un'attenzione a medianissime sette carboniche come uno dei luoghi genetici di idee e movimenti democratici e socialisti si ebbe nella letteratura storiografica degli esuli nel periodo fascista, da Gaetano Salvemini a Nello Rosselli. Una più esplicita rivalutazione del ruolo delle sette si avrà poi in una terza fase in cui culture già minoritarie nel risorgimento cercano di riappropriarsene anche valorizzando componenti comunistiche, prima trascurate, ma non è casuale che ciò avvenga all'inizio del secondo dopoguerra, in un clima ancora resistenziale,
un'opera di studiosi provenienti dal Partito d'Azione, come Carlo Francovic, Alessandro Galante Gallone, Giorgio Vaccarino, e di uomini come Giuseppe Berti, che da ruoli dirigenti del Partito Comunista d'Italia passano all'attività di studio, con l'importante scoperta da parte di quest'ultimo della centralità e lunga durata di sette neocarboniche di cultura delfica nell'Italia meridionale. Nei decenni successivi l'attenzione verso le società segrete politiche verrà meno. Questa sostanziale sottostima del ruolo delle società segrete politiche vale in particolare per tutto quanto attiene al movimento repubblicano. Anche qui le ragioni non mancano. Le associazioni repubblicane e le società segrete che si collegano a esse mantengono una pregiudiziale antimonarchica e risultano le più avversive sul terreno istituzionale, e per altro verso sono le sole che preparino, anche accumulando armi, un'insurrezione. Qui vorrei dare lettura, in parte, di un rapporto di polizia del 1913 che viene riportato nel libro, in cui c'è una storia che mi sembra sostanzialmente corretta, a parte i giudizi di valore. L'Alleanza Universale Repubblicana esplicò la sua azione rivoluzionaria in Italia dapprima nel congresso di Lugano e poi nelle susseguenti insurrezioni di Pavia che portarono all'arresto del caporale Pietro Bassanti. Noti che qui si dice arresto, non si dice esecuzione. Preparò nel 1878 un moto per liberare Trento e Trieste. Nell'82 promosse l'agitazione di protesta contro la visita dell'Italia a Vienna e contro la Triplice Alleanza, agitazione che poi condusse alla condanna a morte di Guglielmo Oberdank, e anche qui è significativo l'uso del nome. Organizzò più tardi un tentativo insurrezionale in occasione della prima impresa africana. Si pose a capo dell'agitazione contro il viaggio di Umberto I in Romagna e susseguentemente per la liberazione degli amici dei cipriani. A tale associazione segreta, che ha le sue sezioni in tutto il mondo, perfino in Cina, ove preparò il recente movimento politico, qui confesso di non sapere se il commissario inventa o se effettivamente c'è stata una presenza del mazzinianesimo. Va detto che Sun Yat-sen era iniziato in massoneria, per cui è possibile che qualche rapporto ci sia stato. Nel 1904, poi, in occasione del congresso del libero pensiero, il congresso mondiale, che si tenne a Roma, alcuni rappresentanti dell'Alleanza deliberarono di dare ad essa un maggiore impulso, stabilendo che ogni gruppo nazionale portasse il nome della nazione a cui si riferiva, per modo che si costituì in quell'anno l'Alleanza Repubblicana Italiana, che ha presente in Italia una forte preponderanza sul movimento repubblicano ed è composta di giovani attivi e entusiasti delle idee rivoluzionarie, ma più intellettuali degli affiliati alla carboneria. Qui il commissario distingue correttamente fra una base piccolo-medio-borghese dell'Alleanza Mazziniana e una base popolana della carboneria. Si è tentata più volte la fusione fra due associazioni segrete a iniziativa di Pasquali e Premuti, ma per le rivalità personali dei dirigenti, per la diversità degli elementi che le costituiscono, per i dissensi nella tattica politica, la fusione non si è potuta realizzare. Tra i repubblicani affiliati alle associazioni segrete s'annovano a Roma impiegati dello Stato, tra essi il professor Giustano Cancellieri, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, che più avanti troveremo come un capo di una carboneria, Aurelio Giovanbattista, ufficiale postale, che è solito recarsi frequentemente in Svizzera e Francia per incarico, dicesi, della carboneria. Tanto l'una che l'altra associazione segreta danno anche operativa da qualche tempo per ottenere maggiore influenza nella massoneria, nell'intento di averne la prevalenza e di prendere la direttiva per sollecitare l'avvento dei loro ideali. Qui ci sarebbe da fare un discorso complicato sui rapporti fra massoneria e carboneria che, a seconda del periodo, evolvono. Non dimentichiamo che dopo una prima fase sostanzialmente di ostilità,
prevalgono elementi più democratici in massoneria, per cui con la gran maestria di Ferrari, che è anche Carbonaro, avremo un rapporto più intenso. Gli affiliati a Settanacche, che i sindacalisti, i socialisti infine, che al presente sono assai meno temibili dei repubblicani, e questo è una messa interessante nel rapporto del commissario, i repubblicani sono più pericolosi dei socialisti, perché non costituiti come questi in associazioni segrete, farebbero senz'altro, almeno sul primo momento, causa comune per abbattere le istituzioni monarchiche, eccetera. Ora, qui chiudo con questa lunga citazione. Abbiamo avuto una ripresa di studi sul movimento repubblicano nel secondo dopoguerra, ma anche questo filone storiografico, in questo filone, il ruolo delle società segrete repubblicane finisce per essere sottostimato. Le ragioni di questa sottostima sembrano noi politiche. Dopo la liberazione abbiamo una ripresa di attività politica organizzativa del Partito Repubblicano, cui corrisponde una rinascita di vendite carbonare, in particolare nel Lazio. Ma il Partito Repubblicano, che sarà per tutta la seconda metà del XX secolo anche il partito con maggiore influenza sui gruppi dirigenti del Grande Oriente d'Italia, finisce per assumere connotati politici di riformismo moderato, non tanto per ragioni istituzionali, essendo caduta la monarchia e essendo il paese eletto da una Costituzione repubblicana, quanto per la politica adottata dai suoi gruppi dirigenti, prima con Landolfo Pacciardi, che peraltro sembra avere mantenuto un ruolo influente sulle vendite carbonare, avendo Pacciardi maturato posizioni filoamericane e di disponibilità ad accordi con la Democrazia Cristiana. Poi col gruppo di origine azionista, da Orozco Reale e Ugo La Malfa, Bruno Vicentini e Giovanni Spadolini, che all'inizio degli anni 60 prenderà la direzione del Partito Repubblicano ottenendo una maggiore distanza dalle vendite carbonare, cui darà la direttiva di scioglimento nel 1978 in occasione del sequestro fino all'assassinio di Aldo Moro. Io trago questa affermazione da una fonte orale carbonara, per cui essendo